Oggi partiamo per un viaggio nella storia dell'arte. Il nostro obiettivo è svelare un mistero e scoprire se tutte le statue antiche sono sempre state bianche. Visiteremo musei e viaggeremo nel tempo per dare un'occhiata a come erano davvero queste statue nel passato. Per iniziare il nostro viaggio atterriamo a New York. Saliamo i gradini del famoso Met, il Metropolitan Museum of Art, ed entriamo in questo enorme museo. Camminando nel corridoio centrale si arriva alla sala dove si trova una delle più grandi collezioni al mondo di antiche statue greche e romane. Ammirando tutte queste statue, una cosa salta agli occhi: sono per lo più bianche. Ha senso, visto che sono fatte soprattutto di marmo bianco. Per secoli, storici, archeologi e ricercatori in generale hanno dato questo fatto per scontato. Ma sono state sempre bianche queste statue? Fino a qualche decennio fa questa cosa non si discuteva. Ma negli anni 80 i ricercatori rinvennero un'antica statua greca che era evidentemente colorata. Dopo questa scoperta si fecero delle domande. Tutte le statue antiche erano dipinte? Guardiamo meglio quest'opera d'arte. È stato scoperto che questa statua greca del III secolo a.C. era quasi interamente dipinta nella sua forma originale. Non c'è bisogno di guardare a lungo per notare che sulla statua ci sono ancora del rosa, delle sfumature di blu e di porpora. Il fatto è che questa statua non è un'eccezione, è la regola. È stato scoperto che le antiche civiltà dipingevano le sculture con colori brillanti e vivaci. Ma da qualche parte nella storia questa informazione si è persa. Secondo i ricercatori, colorare le statue era un modo per avvicinare le rappresentazioni alla vita reale. Viviamo in mezzo a colori brillanti, quindi l'arte lo deve riflettere, giusto? Giusto. Facciamo qualche passo indietro per capire cosa è successo. Perché le gallerie dei nostri musei sono piene di statue bianche a perdita d'occhio? Avrai di certo sentito parlare di Michelangelo. È il famoso scultore italiano che scolpì il celebre David e dipinse la Cappella Sistina. Michelangelo fu uno dei pittori più importanti del Rinascimento. Il Rinascimento fu un periodo storico in cui gli artisti, i filosofi e gli scienziati europei svilupparono un rinnovato interesse nelle creazioni degli antichi greci e romani. Artisti come Michelangelo studiarono una serie di sculture romane, come questa, Laoconte e i suoi figli. Si innamorarono di queste figure realistiche e del marmo bianco immacolato. Non sapevano però, e non avevano la tecnologia per scoprirlo, se i pigmenti colorati si erano sbiaditi su quelle statue. Dopotutto ritrovarono le statue dopo anni sottoterra o all'aria aperta. Si dice che in questa statua, il Laoconte, i serpenti e il mantello fossero colorati, per esempio. Quando gli artisti del Rinascimento iniziarono a rendere omaggio agli artisti antichi, lasciarono i loro capolavori spogli. Li intagliavano direttamente nel marmo e li lasciavano bianchi, senza colore, probabilmente perché pensavano che nei tempi antichi si facesse così. Le opere di Michelangelo e dei suoi contemporanei hanno influenzato un'intera generazione di scultori successivi. Per cui quest'arte ha raggiunto i tempi moderni senza che si ponessero tante domande. Tuttavia, ci sono prove che sulle statue antiche si usassero pigmenti colorati in abbondanza. Alcuni ricercatori dimostrarono che gli studiosi sapevano da almeno un secolo che le sculture antiche non erano in origine bianche. Altri studi suggeriscono che la scoperta potrebbe essere avvenuta anche prima. Nei primi anni 80 del Novecento, l'archeologo Vincent Brinkman fece una grande scoperta. Quando era uno studente all'Università Ludwig Maximilian a Monaco, sviluppò una tecnologia che permetteva di individuare la policromia in campioni antichi di statue greche. La policromia è l'arte di dipingere in diversi colori. Comunque fu sorpreso da questa scoperta e confuso sul perché altri ricercatori e archeologi non ne avessero mai parlato. Di fatto, la prima scoperta secondo cui le statue antiche non erano tutte bianche risale a molto tempo fa, molto prima che Vincent nascesse. In effetti, fu scoperto durante gli scavi di Pompei nel 1700. Come sicuramente sai, la città di Pompei, in Campania, fu completamente coperta di lava durante un'improvvisa eruzione del Vesuvio. La città fu distrutta, ma le nuvole di cenere che si alzarono dalla lava preservarono molte strutture della città nel tempo. Grazie agli storici d'arte e agli archeologi, Pompei divenne un avamposto di studi sull'antica Roma.
I ricercatori trovarono alcuni affreschi ben conservati che riproducevano scene di vita quotidiana ai tempi dei Romani. In uno di questi dipinti si vede un artista che dipinge una statua. Questo fatto è stato annotato da un famoso storico dell'arte, Johann Joachim Winckelmann, considerato il padre della storia dell'arte. E ora diamo un'occhiata da vicino a un'altra famosa statua. Per vederla dobbiamo viaggiare fino a Roma e visitare i Musei Vaticani. La statua che stai guardando è una classica rappresentazione di Cesare Augusto. Nel caso non lo sapessi, fu il fondatore dell'Impero Romano e il primo imperatore di Roma. È importante. Questa scultura che vedi si chiama l'Augusto di Prima Porta. Potresti averla già vista, magari nei tuoi libri di storia. Il fatto è che viene sempre raffigurata in marmo bianco, ma secondo ritrovamenti archeologici del 1860, la statua originale era molto più colorata. Secondo gli archeologi, la statua di Augusto di Prima Porta aveva una tunica cremisi, un'armatura gialla e un mantello porpora. È importante ricordare che questi colori non erano fatti artificialmente come oggi. Gli artisti potevano creare i colori solo da elementi naturali. Così il porpora, per esempio, era un colore difficile da ottenere. All'epoca si otteneva dal muco di una rara specie di lumache. Quindi tutti quelli che usavano il porpora per colorare le loro opere d'arte o i vestiti erano potenti e ricchi. Questa mi sembra una prova sufficiente per dichiarare che le statue antiche non erano sempre bianche. Ma a giudicare dai musei moderni, sembra che nella comunità artistica non ci sia tanto interesse nell'esplorare ulteriormente la policromia delle statue antiche. Ma ti ricordi dell'archeologo di cui abbiamo parlato, Brinkmann? Ha raccolto dati sulla policromia dagli anni 80. A un certo punto ha anche iniziato a creare delle repliche di quelle statue. Ha usato una tecnologia tutt'altro che semplice. Per ricreare queste antiche opere d'arte, Brinkmann ha fatto delle copie di gesso. Poi le ha dipinte a mano con l'aiuto di sua moglie. Per capire quali colori fossero stati usati sulle sculture originali, Brinkmann ha usato i raggi ultravioletti. Certi pigmenti sotto i raggi UV risplendono, rivelando tracce altrimenti invisibili. Prendiamo ad esempio questa coloratissima ricostruzione di un arciere in marmo con un abito da cavaliere. Per dipingere accuratamente l'arciere, i restauratori hanno fatto molte ricerche sulla storia della regione dove l'opera d'arte è stata ritrovata, perché i colori avevano un'importanza culturale. Queste ricerche, unite ai raggi UV, hanno permesso la ricostruzione che oggi vediamo. Sembra molto lontana dall'idea che abbiamo su quello che facevano i greci, ma dovrebbe essere esattamente come l'originale. Secondo Brinkmann, non dovrebbe sorprenderci che le antiche civiltà occidentali usassero dei colori vivaci per dipingere la loro realtà. Dopotutto, i Romani e i Greci erano fortemente ispirati dalle opere d'arte della civiltà egizia, dell'antica Mesopotamia e dell'Asia. Ad esempio, se guardi la famosa Sfinge egizia, potresti pensare che sia sempre stata in quel modo, ma non era per niente così. Gli studi moderni e le ricostruzioni virtuali del monumento ci mostrano che era molto colorato. Si crede che il corpo della statua fosse color terracotta, mentre il copricapo regale che le circonda la testa doveva essere oro e blu. Tutti questi colori erano considerati importanti ai tempi degli egizi e si potevano usare solo per dipingere un faraone.